Cari amici, siamo di ritorno dall'avere presentato una denuncia circostanziata e molto interessante che fra poco Orazio vi presenterà, visto che è lui che ne ha fatta la stesura. Io però prima vi leggo un pezzo che mi è giunto e che ritengo che sia estremamente interessante. La Matrix europea si chiama, di Francesco Amodeo. Non lo leggerò tutto ovviamente, ma vi leggo due brani piuttosto interessanti, perché su questo argomento molti hanno incominciato a rendersene conto. L'operazione è partita praticamente concretamente con due omicidi e noi la leggiamo. Non è che prima non l'avessero preparate le cose, però l'operazione per quanto riguarda l'Italia è partita nel 1992. Io lo ricordo benissimo, nel 92 operavo in borsa, ma non perché fossi un operatore di borsa, ma perché mi interessava di vedere come funzionava quel sistema, perché obiettivamente... Non ti quadravano alcune cose. No, non mi quadravano, ma io non riuscivo a capire il meccanismo. Adesso e non c'è niente da capire. No, ma è tutto falso. Voi andate in un borsino della vostra banca, se la vostra banca ha un borsino, vi mettete lì, cominciate ad acquistare alcune azioni e vi renderete conto che è tutto completamente falso. E adesso veniamo a noi. Allora scrive Francesco Amodeo, partiamo dall'inizio, perché una società strategica per gli italiani con un fatturato annuo di oltre 6 miliardi di euro e introiti certi, che sono aumentati vertiginosamente negli anni come era prevedibile, sia stata ceduta ad imprenditori privati. Ora, il fatto che un'entità strategica che deve essere dello Stato, i mezzi di trasporto devono essere comunque dello Stato, anche nei momenti più feroci, escludiamo gli Stati Uniti d'America, noi sappiamo perfettamente, e vorrei che qualcuno si ricordasse che circa 5-6 anni fa facemmo, io ricordo che eravamo nel cuore del Parco di Veio assieme al nostro amico Claudio, un video sulla realizzazione della oceanica, esattamente, dall'Atlantico al Pacifico, con tutte le vicende che ha comportato per 40 anni, 50 anni nella realizzazione, a cominciare questa... dalla strage dei Pelle Rossa, perché la strada dei Pelle Rossa è stata voluta da loro signori, i quali loro signori, e ci sono i libri, noi ce li abbiamo, potremmo anche farli vedere, i quali loro signori, immantinente, dopo essere diventati i signori delle ferrovie, tra l'altro, e adesso mi viene in mente una cosa molto importante, ricordo che circa un annetto e mezzo fa, lessi un articolo molto bello di un noto giornalista che si era dedicato allo studio dei libri di Salgari, aveva detto noi della nostra generazione dobbiamo ringraziare Salgari, perché Salgari era qualcosa di più di quello che sembrava, perché dava delle informazioni importantissime, anche dettagliatissime, pur non essendo mai stato sui luoghi. La cosa è molto strana. No, era un uomo, era di Genova, comunque era amico anche di padre Agostini, fra le altre cose, e padre Agostini mondo l'aveva girato, c'era qualcuno che gli dava delle informazioni precise, certo. Adesso ho capito, certo. E c'è un libro che io lessi quando ero ragazzino dedicato, appunto, mi pare che si chiamasse La signora del West, oppure la ragazza del West. No, assolutamente no. La padrona delle ferie, cioè, dove era un romanzo bellissimo nel vero e proprio stile salgariano, di quel gruppo di romanzi dedicati, appunto, non alle tigri di Montprecem, al West. Che sono 4 o 5, lo ricordo ancora visivamente le copertine dei libri, dove narrava appunto la storia di una donna che si era arricchita con le ferrovie. Ma guarda che strana associazione di idee, hai presente, c'era una volta il West? C'è anche lì la storia delle ferrovie, c'era una ferrovia, un luogo d'arrivo della ferrovia, con tutta una vicenda di banditi, eccetera, eccetera.
Detto questo, noi proseguiamo. Aspettate un minuto che chiudo qui, perché c'è qualcuno che mi chiama e lo faccio tacitare. Ecco fatto. Allora, continuiamo a leggere. Allora, ricordatevelo, le ferrovie, anche le ferrovie italiane, perché ricordate tutte che... Tutte le dorsali devono essere controllate dal potere centrale. Esattamente. Tutte le dorsali, anche quella umana, se non la controlli te e la controlla qualcun altro, vuol dire che ti si sta inchiappettando. Le ferrovie italiane di fine 800 erano state finanziate dai Rothschild. Proseguiamo. Tranne la Roma, sì, la Napoli Portici, 3 chilometri, 15, l'ho detto di proposito. È uscito adesso, colgo l'occasione, è uscito adesso di quelle bellissime riviste dedicate a questioni storiche che si trovano facilmente nelle belle edicole. E l'ho visto proprio questa mattina nella mia edicola, dedicata appunto a mettere molto in dubbio la dichiarazione che il Regno delle Due Sicilie fosse estremamente avanzato nei confronti degli altri regni o principati italiani. È molto interessante, si parla molto di questa enorme, meravigliosa ferrovia, che ovviamente davanti c'era uno col campanello, andava a piedi. Sì. Facciamo un passo indietro, è il 1992, il cartello finanziario internazionale mette gli occhi e le mani sul nostro paese, con la complicità e la sudditanza di una nuova classe politica imposta dal cartello stesso. Il loro compito è quello di cedere le banche e i gioielli di Stato italiani ai potentati finanziari internazionali, anche attraverso il filtro di imprenditori nostrani. È l'anno della riunione sul Britannia, quando il gotha della finanza internazionale attracca a Civitavecchia con uno yacht della corona inglese. Allora, vedete che i fatti sono di una chiarezza allucinante, solo un paese di testa di cazzo asserviti al pretume non può capire queste cose. Una manovra alla luce del sole, più alla luce del sole che venire qui con uno yacht mancava, no. Forse era ancora più decente se fossero venuti con una cannoniera, perché gli inglesi queste operazioni le facevano per tutto l'Ottocento, hanno fatte con le cannoniere. Tant'è vero che si parla appunto di colonialismo delle cannoniere. Sono venuti a ridisegnare il capitalismo in Italia a danno degli italiani, a fare incetta delle nostre migliori aziende e ad arruolare quelli che saranno i loro fedeli servitori al governo del paese, a cui garantiranno incarichi di prestigio. Il miglior beneficiario sarà Mario Draghi, il quale, essendo funzionario di una banca di Stato, è traditore e dovrebbe essere ghigliottinato subito. Se mi capita tra le mani lo faccio ghigliottinare, oppure lo ghigliottino io, tanto lo stesso. Ma tra i più servili, Prodi, Andreatta, Ciampi, Amato, D'Alema, i primi tre erano già entrati in pieno titolo nel club Bilderberg, nella commissione trilaterale e in altre organizzazioni del capitalismo speculativo anglo-americano, che aveva deciso di attaccare e conquistare il nostro paese con l'appoggio di spietate banche d'affari come la Goldman Sachs, che favorirà gli incredibili scatti di carriera dei suoi ex dipendenti, Prodi e Draghi prima e Mario Monti dopo. Avete capito? È l'anno in cui in solo 7 giorni cambiano il sistema monetario italiano, che viene sottratto dal controllo del governo e messo nelle mani della finanza speculativa. Io me lo ricordo perfettamente, per cui queste cose, come va detto prima. Ti ricordi il prelievo forzoso di quel figlio di puttana, del dottor Sottile? Esattamente, molto sottile. Io gli sottiglierei ancora di più le chiappe. Ora immaginate l'inimmaginabile. Cosa accade nel 2002? Gianmaria Grosspietro, dopo aver gestito la privatizzazione dell'ENI, andrà a presiedere per quasi 10 anni, indovinate che cosa?
proprio la Atlanta S.p.A., la società alla quale solo 3 anni prima, come dipendente pubblico, aveva svenduto la gestione dei servizi autostradali italiani. Traditore, doppiamente traditore, da ghigliottinare assieme a Draghi. Leggi son fait. A questo punto proviamo a leggere i termini del contratto di concessione della rete autostrade. Mi dispiace, cari amici, non ci può, sono stati coperti da segreto di Stato, manco si trattasse di una riservatissima operazione militare. Beh, è un'operazione di forza militare. Esattamente. Occulta. Esatto. Di servizi segreti. Ma come è stato svolto in questi anni il servizio di manutenzione ordinaria da parte dei concessionari di Autostrade per l'Italia? La macabra risposta è descritta nei tragici eventi di Genova e non solo. Leggendo quanto emerge dalla relazione annuale del 2017 sull'attività del settore autostradale in concessione pubblica sul sito del Ministero dei Trasporti, si evince una crescita esponenziale del fatturato, quasi 7 miliardi, e dei pedaggi. In calo solo gli investimenti, calati addirittura del 20%, e la spesa per la manutenzione, in controtendenza rispetto alla logica che dovrebbe prevedere un aumento dei costi della manutenzione contestualmente all'aumento del traffico. Ma la sicurezza degli automobilisti è stata messa in secondo piano rispetto alla massimizzazione dei profitti già di per sé abnormi. E com'è andata con gli interventi straordinari ad opera dei ministeri preposti? Non c'erano soldi da destinare ad interventi straordinari, seppur richiesti dagli esperti, a causa dei vincoli di bilancio da rispettare e imposti dal pareggio di bilancio. Io gli farei pareggiare il bilancio dei loro coglioni, di tutti i funzionari del Ministero. Prima gli ritagli i coglioni e poi li pesi al fine di pareggiare e poi li fai seccare al sole, perché non sarebbe la prima volta. Quali vincoli? Quelli europei. E da chi sono stati imposti questi vincoli? Dal Trattato di Maastricht nel 1992, da quello di Lisbona del 2007 e dal pareggio di bilancio in Costituzione del 2011. E chi li ha voluti? Indovinate, nell'ordine Romano Prodi, Massimo D'Alema, Mario Monti, con l'appoggio esterno di Mario Draghi. Torna la cricca al completo. Ma non erano quelli che insieme partecipavano all'organizzazione del cartello finanziario speculativo che voleva far crollare il nostro paese? Esattamente. E il cerchio si chiude. E con questo ho finito la mia presentazione della denuncia. Fai vedere la denuncia. Questa volta eravamo in 4 al bar. A cantare. 4 amici al bar. A cantare babim babum. Allora, querela contro l'incostituzionale sottrazione del demanio pubblico dal tesoro dello Stato e conseguente dilapidazione dei beni e risorse socio-economiche dello Stato attraverso varie fantasiose procedure di alienazione in favore della grande finanza internazionale e progressivo nocumento, ad esempio, anche del primario ed essenziale diritto alla sicurezza, vedasi per esempio il crollo del ponte Morandi. Contro l'ex Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella. Poi contro l'ex Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuliano Amato, Silvio Berlusconi, Lamberto Dini, Massimo D'Alema, Mario Monti, Matteo Renzi, Paolo Silveri Gentiloni. E poi contro il Ministro Piero Barucci, la Ministra Katia Bellillo, il Ministro Enrico Micheli, il Ministro Angelo Piazza, il Ministro Oliviero Di Liberto, tutta la Presidenza e il Consiglio Direttivo della Corte dei Conti nei vari anni, nei vari decenni che esaminiamo, l'ex Ministro dei Trasporti Antonio Di Pietro, che già autonomamente abbiamo denunciato nel 2009.
mascalzone nel sempre vero senso per cose di questo genere, uno tra i più peggiori mascalzoni che della poi storia l'ex dell'Italia. Ministro e primo ministro Enrico Letta, l'ex ministro Graziano Delrio e lei allora e poi successivamente altri, presidente dell'ANAS S.p.A. dottor ingegner Vincenzo Pozzi, il capo del Dipartimento per le opere pubbliche edilizia del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dottor Marcello Arredi, eccetera eccetera eccetera, per concorso formale reato continuato, attentato contro la Costituzione dello Stato, abuso d'ufficio, omissione di atti d'ufficio, associazione a delinquere, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti ufficiali, del pubblico ufficiale in atti pubblici, eccetera, eccetera, abuso della credulità popolare ed eventuali altre. Allora, vediamo, vedi, questo mi sono sbagliato, vedi, sta cosa qua, non l'ho corretta, vabbè. Allora, articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, eccetera, eccetera, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. E in questo caso non c'è né politica, né economica, né sociale. Poi, articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari, eccetera, eccetera. Comma secondo, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli omissis, l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, eccetera, cosa che, come si evince da quello che diciamo qua, da decenni, nonostante centinaia di elezioni sia a livello nazionale che amministrative che locali e quant'altro, in realtà sono oramai farse, perché chi decide, chi sta al potere e chi controlla i gangli vitali dello Stato sono nominati e ordinati dal grande potere mondialista finanziario. Ma il bello è che noi andiamo sempre a parlare con di testa di cazzo e quindi guardate quanto è bella la Costituzione. No, perché quando vai a parlare dei preti, questi culatta di pretonzo dice ma Gesù era buono, ma Gesù era buono, il tuo amico Gesù, ma questi sono tutti in culatta, ma hai visto quei preti che si inculavano i cosi, i bambini muti, sordomuti, che non potevano nemmeno urlare quando se ne inculavano. Capito? Vallo a dire al tuo amico Gesù Cristo. Articolo 28. I funzionari dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende anche allo Stato e agli enti pubblici. Articolo 41. Questa è bella. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Ve ne state accorgendo di quante cose, quante volte si ripete in vari articoli questo concetto del fine sociale, dell'utilità sociale, dell'utilità etica, sociale, politica, economica, tutto finalizzata al benessere dei cittadini e dello Stato che sia tutore e il nome tutelare dei diritti dei cittadini. Invece qui abbiamo uno Stato che invece di essere il nome tutelare è il Belzebù della questione, no? Allora, l'articolo 43. Ai fini di utilità generale, la legge può riservare originariamente o trasferire mediante espropriazione e salvo indennizi allo Stato ed a enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. Quindi, bene, poco ha fatto il Movimento 5 Stelle, ma è dalla parte della ragione. Poco, è il, come sempre politicamente l'effetto minimale che si prende in considerazione e non massimale, ma comunque dalla parte della ragione. La Repubblica incoraggia e favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto ed indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. Allora, uno mi deve spiegare, poi dopo quello che leggeremo dopo, perché i cittadini non possono comprare le azioni di Avertis. Com'è? E poi lo vediamo.
Poi, articolo 54, ovviamente rivolto ai procuratori in particolare, tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi, i cittadini a cui sono affidate le funzioni pubbliche hanno il dovere di adempiere con disciplina ed onore. Capito, cari ministri dei trasporti e infrastrutture? Capito, cari direttori dell'ANAS? Cari presidenti delle varie istituzioni di controllo? Vi inculiamo. Se non è adesso, sarà nei prossimi anni, ma state attenti che un punteruolo da qualche parte sta girando. Allora, leggo solo le fasi salienti, perché leggere tutto è lunga. Allora, la premessa, l'attuale vicenda del crollo del ponte Morandi sulla A10 è solo un minimale tassello della quasi semisecolare vicenda della regalia dei diritti dei cittadini regolari e legittimi possessori e fruitori dei beni dello Stato, in particolare dei beni demaniali, spudoratamente regalati alla cosiddetta finanza internazionale, che altro non è se una banda di criminali senza patria e senza principi morali che maramaldameggiamente, qua c'è scritto, ma corretto il correttore, vaffanculo, vabbè. Da molti decenni sullo scenario internazionale, che in assoluto dispregio delle norme nazionali, sottrae, rapina e succhia ogni linfa vitale. Maramaldescamente, bravo. Tutti i fatti che metodicamente noi di Alba Mediterranea regolarmente inoltremo all'attenzione di tutte le procure dello Stato, non tanto per la ingenua supposizione di vedere attivarsi la macchina della giustizia, no, semplicemente per registrare negli annali le nequizie e nefandezze poste in essere da questo ciurme di pirati di corsa che ormai spadroneggiano a man bassa sui beni dei cittadini degli Stati, del tutto impuniti e addirittura osannati anche dalle pubbliche istituzioni, fra cui anche la magistratura, capito procuratore? Sì. Capito procuratori? Sì. Capito? Nulla facenti, perché 19 processi l'anno significa che non fate un cazzo dalla mattina alla sera. Bravo. Allora, il Sole 24 Ore del 25 ottobre 2017, qua c'è il link per andarlo a leggere chi vuole, dice testuale: sono passati 25 anni dal 2 novembre del 92, che siamo eccolo, nel 92. Il riferimento che ha fatto anche io prima. Quando il ministro del Tesoro, Piero Barucci, consegnò l'attesissimo piano di privatizzazione al presidente del Consiglio Giuliano Amato, dalla cessione dei gioielli di famiglia, lo dice pure sto infamone, che fatturavano allora quasi 200.000 miliardi, capito? 200.000 miliardi, è vero di vecchie lire, ma 200.000 miliardi di allora sono 100 miliardi di euro di adesso. Esattamente. 100 miliardi di euro. Di fatturato. All'interesso dei lavoratori italiani, perché poi ovviamente Occupavano 850.000 persone, ci mangiavano 850.000 persone. No, dopo di quello, allora, passato di quello, l'Italia il nostro caro si è immediatamente impoverita. Il nostro caro ministro del tesoro, quel figlio di gran puttana che se lo acchiappo gli strappo le palle con le mani. Ma anche se vuoi con i denti. No, con i denti no, per carità. Questo signore ha pensato di fare l'affare del secolo, cioè ha venduto una gallina d'oro che produceva 200.000 miliardi l'anno e l'ha venduta per 95 miliardi, posto che gliel'abbiano pagati. 95 miliardi di euro, posto che gliel'abbiano pagati. Cioè, io penso che non gliel'hanno dato. Allora, abbiamo detto, qualunque attività, commercialmente, qualunque attività, sia fabbriche, industrie, artigianato, commercio, eccetera, per comprare e dare un valore al bene che si compra, si guarda il fatturato degli ultimi anni. In particolare vengono prese in esame gli ultimi 5 anni. Si fa la somma del fatturato degli ultimi 5 anni e quella è la cifra che va riconosciuta a quell'attività. Quindi, per esempio, se un bar fattura un milione di euro l'anno, quel bar vale 5 milioni di euro, perché questo è chiaro? Quindi doveva essere pagata non 95 miliardi ma 500 miliardi, 5 volte di meno, anzi di più di 5 volte di meno.
Cioè, ma si può fare una vendita di un bene dello Stato? Allora, a parte il fatto che i beni dello Stato sono invendibili, inalienabili, a partire dall'articolo 822 del Codice Civile, non esiste che i beni demaniali si possano vendere. Si può fare qualche deroga in casi eccezionali, e devono essere sottoscritti attraverso leggi dello Stato, passate in Parlamento e non come decreto legge. Deve essere il Parlamento in riunione plenaria con le due Camere che deve decidere se deve vendere i beni dello Stato o no. E allora questo signore, che lavora anche, forse esclusivamente, ma anche sicuramente per il Sole 24 Ore, tale Andrea Goldstein, uno che se ne intende, uno che se ne intende nomen omen, che dice che l'operazione è stata un grande vantaggio. Ma un grande vantaggio per chi cazzo di Buddha? Un grande vantaggio per la speculazione internazionale, ma non certamente con i consanguini, cioè, di Goldstein. Non certamente per il popolo italiano, che questo figlio di puttana di Giuliano Amato e quell'altro testa di cazzo di Piero Barucci hanno svenduto, non potevano venderlo. A priori non si poteva vendere, per mille motivi che abbiamo anche accennato prima. Le opere di interesse primario e soprattutto anche militare, come le strade, non possono, Telecom, l'energia elettrica, tutti, non possono essere venduti. Non possono essere venduti. E questi figli di puttana invece li vendono, senza fare un referendum. Quelle autostrade le abbiamo pagate noi, i nostri padri, porca madosca! Le abbiamo pagate noi. Erano nostri. Non li ha pagati uno Stato del cazzo del Centro America. Li abbiamo pagati noi, con le nostre tasse, con i nostri pedaggi. Anzi, l'autostrada del Sole è stata pagata esclusivamente con i pedaggi che dal 1960 o 61, quando è stata inaugurata, per 30 anni erano dovuti. E infatti sì, hanno aspettato che scadesse il vincolo dei 30 anni e immediatamente si sono venduti il culo della madre. Una banda di infami. Che più infami, è difficile immaginarseli. Un criminale, un serial killer, è più onesto, è più lineare, è più coerente, spontaneo. È una persona degna che si mette a rischio, fra l'altro, deve essere pure ammazzato da qualcuno che lui tenta ad ammazzare. Certamente. E questi invece no, dell'assoluta immunità, impunità. Di una violenza, non si vede questa violenza, la gente normale non se ne accorge per le strade, ma noi che sappiamo le cose, sappiamo che vessazione, che compressione dei diritti abbiamo avuto in questi anni. Allora, adesso a settembre uscirà il mio libro, in cui ci sono 26 capitoli, ognuno dei quali rappresenta una cosa come questa, cioè uno scenario, non un fatto e basta, uno scenario generale in cui questa gente sguazza come il maiale nel suo liquame. Ma il maiale, il liquame se lo fa per conto suo, questi invece se fanno il loro liquame della loro testa, della loro anima, della loro coscienza, sti figli di preti. Diciamolo una volta per tutte, perché tutto questo è con la benedizione delle finanze del Vaticano, ricordiamocelo sempre. Allora, tralasciamo altre cose, insomma, altre considerazioni, e diciamo, i guadagni di Autostrade S.P.A., detta anche ASPI S.P.A. o Autostrade S.P.A., sarebbero netti in base alla convenzione stipulata nel 2002 con Berlusconi, cioè... Allora, dopo entriamo un po' più nel dettaglio. Tra il Ministero dei Trasporti ed ANAS S.P.A., che imputerebbe i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e autostradale di interesse nazionale alla sola ANAS e quindi allo Stato italiano. Quindi, fra l'altro, la A10, come altre autostrade, le manutenzioni ordinarie, ovviamente straordinarie, non quelle di nuove opere, capiamoci bene, almeno lì, no, però le fa l'ANAS, quindi uno mi deve spiegare come cazzo fa una società come Autostrade S.P.A. a non avere degli utili mega galattici, e com'è che non si riesce a entrare nell'avere informazioni, cognizione di causa, esatto, del contratto e del negozio stabilito fra lo Stato italiano e la Bertis, come mai? Com'è questa storia? Un contratto privato di cui non si può sapere un cazzo. Cioè, è una cosa allucinante. Ma io dico, come cazzo fanno quelli della Corte dei Conti a non
saltare per aria e far mettere loro le bombe sotto il culo a questi figli di puttana, vuol dire che sono d'accordo. Anche sono loro prendono complici. I soldi. Quelli della Corte dei Conti sono falsi e complici. Ah, questo andiamo a depositarlo pure alla Corte dei Conti. Sì. E quindi, infatti, il decreto legislativo 461 del 29 ottobre del 99 aveva incredibilmente individuato anche le autostrade privatizzate nel 1999, come la A10 della Liguria, nella rete autostradale di interesse nazionale, per cui ricade nell'obbligo da parte di ANAS della manutenzione straordinaria e ordinaria. Cosa che poi non fanno, perché con la copertura di Benetton certo. Una bella scusata per fare. La relazione finanziaria depositata da Aspi S.p.A. porta a consuntivo incassi negli ultimi due anni, 2016 e 2017, circa 7 miliardi, come ha detto anche lui, di euro di pedaggi autostradali. Nel 2007 il ministro dei trasporti Di Pietro, non è un caso che ci mettono dei personaggi, no, che noi abbiamo già denunciato nel 2009, io quando Di Pietro fece quella uscita infelice in cui diceva una serie di cazzate che non ho detto, io l'ho denunciato, ovviamente è finita a tarallucce e vino, è chiaro. Attenzione, ricordati che Bernardo Mattarella, l'amico di Joe Banana, ricordiamolo bene, è stato sempre ministro dei trasporti. Certo, certo. Allora, perché dice, perché ministro dei trasporti? Oh, Bernardo Mattarella è il padre di Sergio, è naturale, quello sì. Che adesso impunemente dice che è presidente degli italiani, sì. Che cazzo l'ha eletto, vorrei capire, gli altri infami come lui. Bernardo Mattarella... Quelli dice... che lui aveva dichiarato che erano illegali, quelli illegali hanno eletto in lui illegalmente, però lui ci sta. Un'altra persona che ci avesse un briciolo di onore, briciolo, avrebbe dovuto fare una cosa, o dimettersi... Se fosse stato un vigliacco, o dimettersi, un vigliacco, sì. Un vigliacco si dimetteva, oppure se era uno che aveva un briciolo di onore, avrebbe immediatamente sciolto le camere, avrebbe immediatamente indetto le elezioni con delle nuove elezioni su mandato esplicito referendario di consultativo di indirizzo. Certamente. E di indirizzo ottenuto da tutti i cittadini, che avrebbero dovuto a quel punto dire, per esempio, se avessero voluto una repubblica presidenziale o una repubblica, visto che non l'abbiamo mai potuto fare in certo. 70 anni. Certo. No? No, questo è il grado di civiltà, civiltà democratica che tanto si riempiono la bocca i quattro stronzi. Pacciardi ci ha provato, dicevano, hanno detto che era un colpo di Stato, certo, c'era la congiura per un colpo di Stato. Però poi dopo l'apprezzano tutti Pacciardi, sì, no? Appunto, gli fanno sì. Anche le commemorazioni ufficiali, sì, no? Sì, appunto. Perché devono in qualche modo di scolparsi, no? Sì, appunto. Vi ricordiamo sempre che evidentemente... Sergio Mattarella risponde agli eredi di Joe Banana, con sede a Las Vegas, mi venisse a smentirlo. Allora, nel 2007 il ministro dei trasporti Di Pietro, vedi sua più volte ipotizzata appartenenza ai servizi anche anglo-americani, servizi fra le doppie virgolette ovviamente, certamente. Aveva rinnovato l'accordo tra ANAS e Autostrade per l'Italia S.p.A. Possibile che non si sia accorto che il decreto D'Alema richiamato dalla convenzione del 2002 tra il MIT e l'ANAS comprendesse anche autostrade già privatizzate tra le autostrade di interesse nazionale da manutentare da parte di ANAS, a carico quindi dello Stato e dei cittadini. Cazzo di Buddha, dei perfetti idioti questi Ministri, cosiddetti ministri. Allora, il signor Tonino Di Pietro era mio compagno di scuola. Io facevo la terza il terzo anno di istituto superiore all'istituto Giovanni XXIII, specializzazione, per le opere pie. Specializzazione meccanica, e lui faceva il terzo anno in due aule a fianco a me. Il terzo anno in specializzazione di informatica, e mi ricordo questa faccia da cazzo tremenda, e fino a quel momento lì la nostra scuola era una scuola particolarmente ribollente, effervescente,
e essendo in una zona prevalentemente industriale, proletaria e popolare, avevamo gioco facile ad andare a fare le occupazioni nelle fabbriche, e quindi creavamo un sacco di problemi all'imprenditoria, alla Coca-Cola, per esempio, l'abbiamo fermata tante volte, lo stabilimento della Coca-Cola, o alla Breda, o altre cose del genere, insomma, giocavamo pesante. Insomma, fatto sta che un giorno viene trasferito da un'altra scuola, non si sa quale, a gennaio del 68, un tizio con una faccia veramente non lo so, non saprei manco definirla con un aggettivo appropriato. Vabbè, insomma, questo tizio, dopo varie volte, che fino a quel momento andava tutto perfetto, andavamo, facevamo le occupazioni, non succedeva niente, tutto filava liscio, da quel momento lì evidentemente c'era un infiltrato, andavamo per fare un'operazione in una, che ne so, un blocco stradale, una cosa del genere, e quello lì trovavamo il camion dei Celerini in assetto da antisommossa e giù un sacco di botte. Una volta, due volte, tre volte abbiamo capito che c'avevamo la talpa. E poi a forza di incastri e di diciamo, vari tentativi di settorializzazione delle varie figure rappresentative dei vari comitati all'interno della scuola, insomma, alla fine riusciamo a scoprire che era lui, e a quel punto l'abbiamo gonfiato come una zampogna. È sparito dalla scuola, non si è più mai fatto rivedere nei successivi due anni o tre anni che io sono stato, perché ho ripetuto un anno. Già avevo ripetuto il terzo, poi ho ripetuto pure il quarto. Non ero una cima a scuola, effettivamente ero interessato da altri argomenti come la politica, il pelo. No, mi piaceva il pelo. A te piaceva il pelo? Come no? Ci piaceva molto il pelo. Sì, il pelo. Vabbè. A pelo d'acqua, guarda. E allora insomma, mi dedicavo ad altri interessi. E però lui è sparito. Da quello che poi è emerso, diciamo, da fonti di vario genere antagoniste ovviamente alla sua biografia ufficiale, risulterebbe che lui non si è mai diplomato, che non si è mai laureato, che essendo ben inserito nei servizi certi apparati. Nei certi apparati dei servizi segreti, otteneva facilmente licenze, autorizzazioni, lauree. Vinceva concorsi, vincitore, ecco. Eccetera, eccetera. Oddio, nel caso particolare della magistratura, la magistratura accettò le pressioni che furono fatte, però a patto che lui risultasse per ultimo nell'elenco degli assunti. Questo per dire, insomma, che sappiamo tutto quello che c'è da sapere sul personaggio. Esattamente, e lo diciamo e tranquillamente. Questo genere di personaggio, come lo conosciamo lui, anche gli altri sono al pari. Cioè gente di quel genere lì, completamente genere inventata. Compromessa, gente di genere, come si dice, ondivago, no? Inaffidabile, si sarebbero venduti anche se non li avessero pagati, capito? Il bello di queste puttane, che si vendono anche se non li pagano. E qualcuno infatti non la pagano, certo. Oltretutto, e poi fa lo scandalo, no? Certo. Come la signora che stava facendo la campagna contro il femminicidio, sì. Non il femminicidio, lo stupro metodico, sì. Delle artiste, delle, sì. Cinematografare. È quella proprio. E che poi l'altro ieri è stata denunciata per aver stuprato un ragazzotto minorenne, sì. Dandogli fra l'altro 380.000 euro, esatto. Che lei smentisce che sia così. Sì, appunto. Vabbè, No, ma anche oggi se ne parla. Di questa strana signora, molto strana. Va bene. Allora, questo è il genere di persone. Questo genere di persone qua fanno. Non mi meraviglierei molto che l'anno prossimo ce la vedessimo come ministro della cultura, magari. So, sicuramente della cultura. Ma farebbe maggiormente figura rispetto alla Fedeli. A Fedeli sicuramente. Anche la Fedeli dovrebbe ripresentarsi, dicendo anch'io ho stuprato un quando ero ministro. Quindi anch'io ho il merito. Ho stuprato un giovane studente. No, una torba di giovani studenti che venivano a osannare. Sì, esattamente. Allora, torniamo a noi. Quindi abbiamo detto del signor Di Pietro e del fatto che, guarda caso, questi ministri non sa.
A loro insaputa fanno di tutto, gli comprano le case, gli fanno i contratti capestro. Sì. Cazzo, sono proprio dei bovini. Non sapeva che gli avevano regalato la casa, un appartamento al Colosseo. Di fronte al Colosseo. Cazzo, dico, ma che sei Nerone, cazzo, sei il figlio di Nerone. Io non lo sapevo, cazzo. Hai capito? Questa gente qui serve. Questa gente qui ha il livello intellettuale e morale per poter fare certe determinate cose. Certo. E allora? L'allora ministro Enrico Letta, quando prima ancora che diventasse primo ministro, furbescamente pose con decreto la possibilità di aumentare i pedaggi non solo in rapporto agli interventi cantierari già avvenuti. Senti, questa è troppo bella pure. Interventi pagati da ANAS, ricordiamocelo sempre, ma pedaggi incassati dalla Società delle Autostrade per l'Italia, SPA, ma addirittura non solo poteva aumentare i pedaggi, ma anche per quelli che si pensava sarebbero stati realizzati negli anni successivi, quindi ipotecava il futuro. Un autentico cattolico, cazzi, è un autentico uomo di fede. Perché che cosa fa la Chiesa? Ti dice dammi i soldi e te mando in paradiso. Ti manderò quando morirai, sì, qualunque cosa avrai fatto, io sei esentato. Se mi dai i soldi, sei esentato. Ti do un posto, ti dico io. In prima fila. No, non in prima fila, in seconda fila, proprio dietro alla sedia dove c'è il buon Gesù. Capito? Dietro, nello strapuntino, dietro alla sedia dove siede il buon Gesù. Capito? Allora. Ancora di più, il ministro dei trasporti, signor Del Rio, Del Rio, non Delirio. Delirio è la definizione di Del Rio. Ah, vabbè, furbescamente anche lui non ha voluto desecretare anche i piani finanziari che giustificherebbero gli aumenti dei pedaggi già verificatisi. Colluso anche lui? O scemo anche lui? Che vogliamo dire? Scemo? Gli vogliamo dire cretino, idiota? Gli vogliamo dire diciamo pezzo di merda? È un cretino, uno stronzo e un colluso. Sono tre, capito? Tre. Oh, ci aspettiamo, lo agoniamo, che ci controguerellino per calunnia, per diffamazione. Sì, sì. Così andiamo in tribunale e vediamo se che cazzo hanno fatto o meno. Sì. Se è vero quello che diciamo noi, certo. Che quattro elementi si possono evidenziare nella non efficacia della denuncia per calunnia, e cioè la veridicità, la pubblicità, la socialità e la necessità immanente dell'avvertimento sociale, e noi questo stiamo facendo, capito cari ministri? Te sempre so long, in culo a voi ovviamente. Certo. Allora andiamo avanti. Nel 2017 il Presidente del Consiglio Renzi, ricordiamoci, fino all'altro ieri c'era lui, soprannominato l'idiota. No, ufficialmente contestualizzato e istituzionalmente riconosciuto come incapace di intendere di volere in base alla sentenza della Corte dei Conti riguardante alcune sue comportamenti di alcuni anni fa. Quindi è stato ufficialmente... Siccome si era rubato dei soldi, Corte dei Conti non sapeva che lui stava rubando i soldi, infatti tant'è vero che adesso lui non sa che i suoi genitori sono sotto processo, non lo sa, sotto 5 processi. Allora, quindi nel 2017 il Presidente del Consiglio Renzi, sempre con decreto legislativo, e specifichiamo bene, non decreto legge, decreto legislativo, che è una cosa un po' diversa. Esattamente diversa, molto diversa. In questo modo, saltando il parere del Parlamento, truffaldinamente proroga senza obbligatoria gara le concessioni autostradali ad Autostrade per l'Italia SPA. Vi sembra normale anche voi questa cosa qua? Enrico Letta, guarda caso, poi, in conclusione di tutta questa vicenda, saltando di palo in frasca, ma così che si capisce anche alcuni contatti, alcune reti secondarie, no? non appariscenti, non
diciamo, esterne, maragondide, che però sono altrettanto importanti, se non più importanti. Allora, Enrico Letta, guarda caso, siede ora nel comitato d'amministrazione, nel consiglio d'amministrazione di Abertis, la società privata che ha tenuto la concessione delle autostrade spagnole neoprivatizzate, che sta per essere acquistata per 16 miliardi di euro da Atlantia, che è l'azionista di riferimento all'88% di Autostrade per l'Italia S.p.A., avendo ottenuto a luglio 2018 il parere positivo all'acquisto da parte della Commissione Europea per le autostrade spagnole. Ma che stranezza! No? Ma com'è che questa Commissione Europea, che è talmente rigida per quanto riguarda i diritti dei cittadini di tutta questa Europa, è così cedevole nei confronti degli interessi di certe organizzazioni? Allora, D'Alema, nel 99, dopo aver privatizzato la quasi totalità delle autostrade italiane, sottraendo per ulteriore affronto allo Stato italiano e ai suoi cittadini l'introito dei pedaggi, che come abbiamo visto era una cifra sequispedale, no? Tanto per dire un termine, esatto, così si capisce poco, no? Così la gente va a cercare sul, sì, vocabolario che cazzo diciamo, posto, no, che abbiano un vocabolario, vabbè. Allora, sottraendo per ulteriore affronto allo Stato italiano i suoi cittadini l'introito dei pedaggi, ha infatti incluso incredibilmente, sempre nel 99, nella rete autostradale e stradale soggetta a manutenzione e vigilanza di ANAS, anche alcune autostrade privatizzate, tra cui la 10 sul cui tratto è crollato il ponte Morandi. I costi di ANAS, pur essendo divenuta nel 2002 una SPA, e qua vorrei capire pure il nesso del perché creare una società che funzionava benissimo così, di farla diventare privatizzata, ma quello è un discorso, una parola d'ordine che hanno stabilito loro, esatto, signori. Sono ovviamente coperti dal bilancio statale sulla base dei preventivi di costo che ANAS SPA inoltre al Ministero dei Trasporti trimestralmente, come comprovato dalla convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ANAS, che firmata eccetera dal Presidente e per il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dal Capo del Dipartimento delle Opere Pubbliche, dottor Marcello Arredi. No? Possibile che il governo Berlusconi non si sia accorto che tra le reti autostradali di interesse nazionale su cui doveva effettuare manutenzione ANAS e spese dello Stato per effetto della convenzione suddetta vi fossero anche le autostrade privatizzate dal governo del PD, quindi del loro avversario politico? Cazzo, in teoria io fossi Berlusconi, vedo sta porcheria che ha fatto D'Alema, me lo inculo a spasso proprio, lo fotto a vita, lo distruggo, e invece no, tranquillo, come se niente fosse, come se rien en fusse, sì. Il francesismo, no? Sì, alla romagnola, come se rien en fusse. Si dice abitualmente in Romagna. Sì, sì, è come si fa. E allora, vi fossero delle autostrade privatizzate dal governo PD nel 99 come la 10 incluse, incredibilmente dal decreto D'Alema del 9 dicembre del 99 tra le reti autostradali e di interesse nazionale. Insomma, gli uni l'hanno fatta e gli altri l'hanno completata e coperta. È naturale. Ecco. Come tuttora è secretato il contratto. Non c'è altro da discutere. E il Mumia non dice niente, il Mumia. Esatto. Insomma, gli uni l'hanno fatta e gli altri l'hanno completata a vantaggio di speculatori internazionali e forse anche un po' di loro stessi. No, possibile che un ex ministro dei trasporti, anche intervistato in TV, non sapesse che ANAS S.p.A. si sobbarca sempre a carico dello Stato italiano e dei suoi cittadini dal 2002 le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria anche delle autostrade privatizzate fin dal 1999? Cazzo di Buddha! Anche il decreto D'Alema del 9 dicembre... Quanti miliardi di euro di soldi pubblici sono stati spesi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel 2002 fino sotto il falso mantello di una SPA, ANAS SPA, per autostrade privatizzate dal 1999? Anche il decreto D'Alema del 9 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con cui il governo PD incredibilmente conferisce ad ANAS SPA il compito di effettuare manutenzioni ordinarie e straordinarie anche su reti privatizzate. D'Alema
Infatti individua tra le reti stradali su cui ANAS deve effettuare manutenzione ordinaria straordinaria anche la 10, un'autostrada privatizzata nel 99, l'ho ripetuta 14 volte, che anche i procuratori, che di solito non capiscono un cazzo, forse gli arrivasse un briciolo, informazione, sì. Un'informazione che devono recepire, no? Già solo sto fatto qua, che io ti vendo una cosa e poi la devo mantenere io, è come io vendo l'albergo, però le pulizie delle stanze continuo a farle io. Ma sei scemo? Sei scemo? Io ti vendo l'albergo e poi sono cazzi tuoi, no? Certo. I miliardari per pedaggi annui dell'A7, nota anche come la strada dei fiori, una delle autostrade con più elevato traffico in Italia, sono state incassate dalla società privata Autostrade dell'Italia, una società privata con grandi azionisti privati che hanno incassato circa 3,6 miliardi di pedaggi solo nel 2017, come dimostra l'estratto della relazione finanziaria anno 2016-2017 di Autostrade S.p.A. Aspetta che qua io ci ho scritto. Vabbè, lo stesso. Autostrade per l'Italia S.p.A. ha realizzato circa 1 miliardo di euro di utile nel 2017 a fronte di 3,6 miliardi di euro di pedaggi incassati nel 2017, ma visto che non sostiene alcun costo di manutenzione né ordinaria né straordinaria, che vengono sostenuti da ANAS, ossia dallo Stato italiano, 2,6 miliardi di euro di uscite rappresentano il costo del personale. Per giustificarsi, appunto, Autostrade S.p.A. dovrebbe avere 86.000 dipendenti che guadagnano mediamente 30.000 euro l'anno. Costo medio per dipendente. Invece Autostrade S.p.A. ha 7.349 dipendenti. E sta poi mettendo i robot al posto dei dipendenti. No, no, quasi ormai sostituiti tutti. I giornali Rai News affermano che negli ultimi 5 anni Autostrade per l'Italia avrebbe incassato circa 5 miliardi di euro di pedaggi e spesi 2,1 miliardi di euro. Il dato non è corretto. Dalla relazione finanziaria depositata dalla stessa ASP risulta che ha incassato negli ultimi 2 anni circa 7 miliardi di pedaggi e 2,1 miliardi di euro spesi negli ultimi 5 anni di manutenzione ordinaria e straordinaria per effetto della convenzione 2002 tra Movimento delle Infrastrutture e Trasporti ed ANAS S.p.A. Non sono stati spesi dall'ASPI S.p.A., ma da ANAS, e carico quindi ancora dello Stato italiano e dei suoi cittadini. Spero questo concetto, l'averlo espresso abbondantemente chiaro, perché a sto punto voglio vedere se i procuratori incominciano a muovere il culo o meno. Allora, tralasciamo altre cose. Allora, Romano Prodi, allora Presidente del Consiglio, per di più, per fare cassa e per abbattere il debito e entrare nell'euro, l'avessimo ammazzato subito. Dovevamo risolvere. Un bel incidente mentre andavi in bicicletta. Stabilì un meccanismo di adeguamento delle tariffe, soprattutto molto generoso, per convincere gli investitori internazionali, fra virgolette, ad entrare nel capitale. E per lo stesso motivo, il 4 agosto del 97 viene prorogata la concessione ad Autostrade dal 2018, Autostrade S.p.A., ASPI sempre, dal 2018 al 2038. Scelte che vengono contestate, guarda caso, a parole, dalla Corte dei Conti e dall'Unione Europea. Però lì è finita, hanno detto no, hanno fatto una muina, è una muina. Finita la storia. Però il diavolo fa le pente nel non i coperchi, e dai documenti risulta che la verifica della sicurezza delle autostrade date in concessione ad Autostrade per l'Italia S.p.A. non spetta all'ente pubblico, quindi Autorità Regolatori dei Trasporti, ART, ma creato con legge del 2011 ma operativo dal 2013 essendo il collegio stato nominato nel 2012, ma incredibilmente da ASP stessa, in quanto il nuovo ente è competente solo per le nuove concessioni, ossia per le concessioni sottoscritte dopo la messa in operatività dall'ente, cioè dal 2013. Pertanto le vecchie concessioni, quelle sottoscritte prima del 2013, Autostrade per l'Italia, Autostrade per l'Italia S.p.A. si controllerebbe da sola in tema di sicurezza senza alcun ruolo in merito da parte di organismi pubblici. Quindi se la fa e se la canta. È proprio un crimine sociale assoluto. Ma vi rendete conto di quello che stiamo leggendo? Sì.
Io spero che qualcuno si incazzi finalmente anche a livello di istituzioni, perché chiunque fra le istituzioni abbia letto o visto qualcosa di quello che stiamo dicendo adesso qui, è colluso anche lui, è un infame, è un pusillanime, certo, un vigliacco, certo, una persona che va messa al bando perché è estremamente pericolosa. Certo, certo. Aspi sarebbe infatti l'unico controllore di se stesso, eseguendo con personale proprio ispezioni e autocertificazioni, oppure affidandola a consulenti pagati da Aspi stessa. Aspi SPA deve eseguire una legge di due tipi di ispezioni che deve certificare una volta compiute: una ogni trimestre, che effettuerebbe con personale proprio controlli sostanzialmente visivi; un'altra ispezione invece biennale con strumenti affidandola a ingegneri esterni, sempre però pagati da Aspi SPA. Quindi né gli enti locali né il Ministero delle Infrastrutture interverrebbero in queste ispezioni eseguite da Aspi con loro specialisti. Tutte le certificazioni di sicurezza recente sarebbero state redatte pertanto da tecnici retribuiti da Aspi SPA stessa. I quali sono una meraviglia di efficacia, di professionalità. Certo. Nel caso del Ponte Morandi, essendo stato realizzato nel 1967, Aspi SPA non sarebbe stata nemmeno tenuta addirittura a fornire un piano di manutenzione normativa, che vige invece per chi ha un incarico, che ha incarico di strutture nate dal 99 in poi. Questa distonia nascerebbe dal fatto, eccetera, eccetera. Cioè, se io abito in un palazzo e questo palazzo l'ho comprato dopo, mentre il palazzo è stato costruito negli anni 50, se cade il palazzo, non nessuno risponde, contenti. Nessuno no, risponde. Tutti contenti, tutti morti e felici. Sì, nessuno ne risponde. Ma questo hai detto il fatto giusto. Fino al 1978, fino al 1941 le case erano costruite senza nessuna concessione, uno c'aveva il terreno, certo, costruiva quello che cazzo voleva. Certo. Fino al 78, quando uscì la legge Galasso, non era obbligatorio presentare il piano di calcolo statico. Certo. Non era necessario. Vivevamo nel Far West, allora avevamo pure motivo, perché uscivamo dalla guerra. Quelle case non sono mai cadute. Non sono comunque, fra l'altro. Rispetto a questo. Qua sta arrivando il temporale. Sì, appunto. Allora, quindi nel caso del Ponte Morandi, abbiamo detto, quindi nessuna. Questa disonia nascerebbe dal fatto che quando l'autostrada era dell'IRI, si controllava da sola in quanto pubblica, non aveva nessun senso che un soggetto pubblico con la mano sinistra, ossia ANAS, controllasse un soggetto pubblico con l'altra mano. Come anche sottolineato dal professor Ugo Garrigo, docente di economia dei trasporti dell'Università Milano Bicocca, con la successiva privatizzazione il controllo pubblico è invece divenuto indispensabile, ma non è stato mai attivato, in quanto sarebbe stata copiata tale quale la concessione precedente, che non lo prevedeva, ovviamente viene logicamente supposto per favorire Aspi SPA, è normale, no? Quindi nullità dei contratti di concessione autostradale per violazione della legge numero 474 del 1994, articolo 1 bis. Tutti i contratti di concessione della rete autostradale sarebbero da dichiarare nulli, in quanto la legge 474 del 94, articolo 1 bis, imponeva che fosse istituito un regolatore indipendente dei trasporti prima che fosse iniziata la privatizzazione delle autostrade, ai sensi delle norme generali delle vigenti sui processi di privatizzazione. Ebbene, questo regolatore indipendente dei trasporti non è mai stato istituito, mai, non esiste. Pertanto sono nulli i contratti di concessione della rete autostradale italiana sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge numero 474 del 1994, articolo 1 bis. Nulla deve essere quindi più risposto dallo Stato italiano alle concessionarie per mancati incassi futuri attualizzati ad oggi per revoca del contratto di concessione, in quanto il contratto stesso è nullo, non annullabile, nullo, non è mai esistito. Esatto. È chiaro? Tutti i contratti di concessione autostradali sarebbero pertanto nulli per causa prodromica alla stipula del contratto. Il TAR del Lazio ha già dichiarato la nullità di contratti nel caso di specie di contratti derivati, sappiamo bene che cosa sono, per causa prodromica alla stipula dei contratti, così disponendo a seguito di ricorso della banca d'affari che aveva rifilato un derivato ad un comune.
Quindi anche, anche ai comuni è possibile agire questa, questa strada, questo percorso. Anche la mancanza di gara è una causa di nullità prodromica alla stipula del contratto di proroga della concessione, su cui il TAR del Lazio si potrebbe pertanto esprimere in senso positivo per il governo Conte nel caso che il governo Conte decidesse di revocare le concessioni ad Aspi S.p.A. ed Aspi proponesse ricorso al TAR. Le concessioni autostradali dall'inizio del 2018 sono disponibili dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma sul sito del Ministro non sono stati furbescamente pubblicati gli allegati relativi ai piani finanziari che giustificano le tariffe dei pedaggi e i loro progressivi aumenti a partire dalla data della privatizzazione. Tralascio altre cose che sennò qui non ne usciamo più. Solo dai piani finanziari, infatti, è possibile comprendere le tariffe ed il loro aumento nel tempo e perché... è possibile comprendere. È un ricatto, cioè sapendo che i cittadini sono costretti per necessità di utilizzare le strade, questi tranquillamente aumentano. Allora, aumentano le cose. È la stessa cosa che quei dei banditi dell'epoca del papato, quando c'era lo Stato Pontificio, che quelli armati di trombone te fermavano nella strettoia, e te facevano pagare il pedaggio. È la stessa cosa, solo che i banditi rischiavano la pelle, perché ovviamente quando li pigliavano li tagliavano il collo. Invece questi derubano... Cravatta e doppio vetto. Esattamente. Solo dei piani finanziari, infatti, è possibile comprendere se le tariffe... Dovevamo utilizzare la ghigliottina, perché si meritano la ghigliottina. Solo dei piani finanziari, infatti, è possibile comprendere se le tariffe ed il loro aumento nel tempo siano giustificati da promesse di investimenti poi realizzati davvero oppure meno. Perché addirittura hanno preso i soldi senza neanche realizzare le infrastrutture. Oltretutto. Infatti, ricopiando pedissequamente la concessione quando l'autostrada era dell'IRI, sarebbe stata mantenuta anche la regola dell'ASPI, che ASPI S.p.A. possa caricare una tariffa già oggi un investimento che si proroga e protrae, programmato nel futuro. Questo non ha alcun senso, in quanto ASPI, infatti, una volta che inizia a incassare la maggiorazione tarifaria per investimenti futuri, così viene chiamata, realizza praticamente una maggiorazione dei suoi ricavi in bilancio che concorre alla formazione del suo utile di fine anno, che poi viene distribuito ai suoi azionisti sotto forma di dividendi o ancor prima sotto forma di bonus ai manager di ASPI S.p.A. che sarebbero infatti tra i più remunerati in Italia. Tralasciamo perché sarebbe troppo lungo. Ci si domanda se i vari Amato, Barucci, D'Alema, Prodi, Letta, Renzi, Del Rio, Berlusconi e compagnia cantante hanno privatizzato le autostrade senza istituire regolatore indipendente dei trasporti e che hanno prorogato con decreto legislativo le concessioni di ASPI S.p.A. fino al 2042 senza gara, e i vari boss di Berlusconi che nulla hanno promulgato o preteso per sanare questa illegittimità si credano eredi dell'antico impero Cazzaro. Non è citato a caso, perché questo nome adesso sono Cazzari e anche Cazzari, adesso lo identifichiamo meglio. La maggioranza azionista di Autostrade per l'Italia S.p.A. è Atlantia con l'88,06% con l'88,06%, ma fino al 31 ottobre del 2017 Atlantia deteneva il 100% del capitale di Autostrade per l'Italia S.p.A., come rilevabile dal sito della stessa Atlantia. Atlantia è quotata in borsa dal 1991. Come ogni società quotata in borsa, il capitale di Atlantia è suddiviso tra capitale fisso, ossia intrasferibile solo con atto notarile tra proprietario e compratore, e capitale flottante, il cosiddetto mercato, ossia acquistabile giornalmente in borsa attraverso una banca o società di trading online. In Atlantia il capitale fisso è detenuto per il 30% del capitale totale del gruppo Benetton con la società Sintonia Edizione. Un altro 5,12% del capitale fisso e detenuto dal fondo Cazzaro, BlackRock, lo dico un'altra volta. In Atlantia
Il capitale di vecchia memoria, ricordatevi bene chi è BlackRock. Il capitale flottante è il 45,46% del capitale totale. Ma caro magistrato inquirente che ci leggi, comincia pure a riflettere e a considerare la situazione in cui, se il capitale flottante fosse detenuto dalla sola decina di fondi kazari proprietari della City of London, vedi ad esempio Vanguard, State Street, Fidelity, Northern Trust, Franklin Templeton, BNP Paribas, Trust, JP Morgan Trust, eccetera, eccetera, attraverso il sistema delle subdeleghe conferite a un migliaio di società dall'improbabile nome, sparse in giro per il mondo, il 22,9% degli Stati Uniti, per esempio, che a loro volta hanno delegato Lignaro, legale, studio legale Trevisan di Milano. Ripetiamolo, Lignaro, studio legale. Lignavo, studio legale Trevisan di Milano, che noi querelanti abbiamo ampiamente denunciato a tutte le magistrature italiane. Assetto già riscontrato e confermato dal MEF in risposta al question time alla Commissione Finanza dal Movimento 5 Stelle nelle 5 banche quotate azionisti di maggioranza dal 93 con 265 voti su 529 di Banca d'Italia S.P.A., Unicredit, Cassa Risparmio Bologna, Carige, Banca Nazionale del Lavoro. I fondi kazari della City deterrebbero quindi il 50,58%, 45,46 più 5,12 del capitale totale di Atlantia, pertanto la maggioranza di voto in Atlantia e quindi il controllo. E quindi controllo di Atlanta, controllo di Abertis, controllo di Autostrade S.P.A. È chiaro? Che è quello che interessa loro signori. Qua... Così come interessava a chi era amico di Bernardo Mattarella il controllo delle strade. È la stessa cosa. È importantissimo. Guardate chi è il ministro dei trasporti e capirete chi è interessato. Allora, quindi, le solite matriosche, esatto, le solite scatole cinesi, se preferite, una certo, dentro l'altra, che alla fine portano però all'obiettivo. Esattamente. E l'obiettivo è il controllo delle strade e autostrade italiane. Che è un controllo geopolitico. E con questo va a puttane pure l'articolo 16 della Costituzione. Esattamente. Che dice, prima non l'ho intenzionalmente letto perché volevo leggerlo adesso, e che dice l'articolo 16? Dice, eccolo qua, ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. È chiaro? È chiaro il gioco che stanno cominciando a fare? Sanità, perché se c'è un Matteo Renzi o che stabilisce che non si può più camminare, che vanno in giro in certe parti scorreggiando, quel posto lì è pericoloso, capito? E quindi, attento che se c'è Matteo Renzi che scorreggia. Allora, questa è una metafora, ma capite bene che in qualunque momento ci possono pure bloccare anche nei nostri spostamenti giornalieri. Esattamente. Perché nei 26 capitoli del mio futuro libro, che uscirà a settembre, fra una decina di giorni, 15 giorni, quei 26 capitoli rappresentano spaccati di questo genere che ci hanno di libertà che ci hanno sottratti, non di semplici fatti sporadici come il crollo del ponte di Genova o il terremoto dell'asilo nido di Molisano in cui sono morti 30 bambini. Compreso il figlio del sindaco. I due figli del sindaco. Insomma, già persi tutti e due, no, uno, ricordo che era uno. Ah sì, vabbè. Quindi questo per dire che c'è un atto, in operazione, un atto di sottrazione della libertà ad ampio raggio. E della indipendenza della libertà. Della proprietà dello Stato, del controllo dello Stato. Il controllo dello Stato oramai è quasi totalmente in mano a persone di questo genere qua, attraverso
dei burattini tipo la Fedeli, tipo la Lorenzin, tipo non so adesso che cazzo ci abbiamo, ma anche questa non è che. La cosa. Del Rio. No, l'attuale ministra della sanità è appena un po' meglio della Lorenzin, non molto, Vabbè, non molto. Almeno c'ha una laurea in medicina. Beh, almeno capisce, ad esempio, di. No, di, ma ancora non ha capito il problema cura. Dei vaccini. Ah, va bene, lei ha seguito la questione, insomma, non è. Sì, ormai sono mesi. Oh, io per capire una cosa, come te. Ma forse ci metto un giorno, due giorni, vabbè. Tre giorni per riflettere, magari. Vabbè, ma ci sono, ci sono anche dei vincoli normativi che. Li devono tenere presenti. Secondo te io non tengo. No, sì, ma tu hai fatto la denuncia, non stai al governo. Dai, lascia fare. Diciamo che qualche passetto verso la giustizia è stato fatto, ma molto limitato. Molto limitato. Dubbio. Ma ci sono dei vincoli. È solo un approccio. Potrebbe essere anche una muina. No, ti dico di no perché ormai ho avuto delle informazioni. Prosegui. Riflettiamo su chi siano i protagonisti, il loro ruolo, la loro parte in scena e che sia il regista, perché è il regista che determina l'azione. È lui che dice Chuck, è il regista che dice Chuck. È Joe Banana, ve lo dico sempre, io. Sempre Joe Banana. Il fatto con sede a? Città del Vaticano. No, Joe Banana. A Las Vegas. A Las Vegas. Va bene, Las Vegas è città del Vaticano americano. Ah, perfetto. No, ma a Las Vegas che ci sono i soldi del? Vaticano. Del Vaticano. Allora, ricordiamoci sempre il film Il Padrino. Mario Puzo ha conosciuto, per scrivere quei tre libri, ha conosciuto molto da vicino la faccenda. Certo. Era dentro a quello che scrive, perché sennò certe cose non le puoi immaginare neanche. Esattamente. E quando tu rappresenti che tutti i padrini sono estremamente religiosi, vuol dire che c'è un rapporto molto stretto fra religione dominante e cultura dominante quella e mafia dominante. Certo. Quella cultura lì, tant'è vero, tutti democristiani. Almeno Bernardo Mattarella è sempre stato un democristiano. Il fatto che un governo li abbia sollevati dal pagare le spese di manutenzione non significa che se un ponte crolla provocando decine di morti e feriti e centinaia di senza casa, i componenti del consiglio d'amministrazione collaterali godano di assoluta impunità ed immunità. Per loro valgono tutte le leggi nazionali e internazionali e devono, come tutti, pagare i danni provocati da un'autostrada da cui hanno incassato decine di miliardi di euro dal 1999. Occorre inoltre precisare che nel caso di Atlantia i cosiddetti mercati non sarebbero quindi formati da milioni di piccoli risparmiatori, come abbiamo detto prima, sparsi per il mondo come i giornali fanno credere, anche adesso. Ma molto, molto più semplicemente da una sparuta pattuglia di una decina di fondi petroliferi, speculatori georgiani, azerbaigiani, di antico origine sassone o ancora più antica Casara. Con la K, ragazzi. Dalla lettura del comunicato stampa diramato da Autostrade S.p.A. nell'immediato, nel giorno dopo, due giorni dopo, emerge una totale mancanza di empatia verso le vittime del ponte. La società si è limitata a sottolineare che se le fossero revocate le concessioni, lo Stato italiano dovrebbe sentire, questo è proprio tipico mafioso, certamente. Proprio un atteggiamento di minaccia mafiosa. Quindi la società si è limitata a sottolineare che se le fossero revocate le concessioni, lo Stato italiano dovrebbe pagare tutti i suoi mancati introiti futuri attualizzati ad oggi, tale e quale accade con i derivati. Che sempre questi stessi fondi, attraverso circa 20 banche d'affari, hanno comminato dal 2001 a circa 900 enti italiani, arrecando loro miliardi di euro di perdite, ovviamente anche i responsabili, ovviamente tutti collusi, i direttori generali dei comuni, tutti collusi e condividenti, corrotti e condividenti gli utili, la percentuale degli utili, ai danni del popolo. Quindi circa 900 enti locali italiani, arrecando loro miliardi di euro di perdite già addebitate sul conto corrente dell'ente locale. Anche i comuni italiani dovrebbero pagare infatti decine di milioni di euro ciascuno per derivati, per il mancato introito futuro, il mark to market, si chiama così, diciamo come slang,
da parte delle banche d'affari, controllate sempre dai suddetti fondi gazzari proprietari della City, come abbiamo detto prima, se volessero rescindere anzitempo il contratto derivato. Stesso linguaggio, stesso schema contrattuale, stessa pretesa di incassare oggi i mancati introiti futuri se fossero risolti i contratti. In più, qua non l'ho scritto ma lo aggiungo, stesso sistema di minacce e di ritorsioni e di ricatto usato dai mafiosi in qualunque località, in qualunque latitudine. Tipico. Cambia solo il nome del prodotto finanziario. A proposito di autostrade e ponti caduti, si chiamano pedaggi. Esatto. E nel caso dei comuni e degli enti dello Stato si chiamano derivati, ma è esattamente la stessa identica cosa. Rischio zero, guadagno iperbolico. C'è una ragione per cui hanno ammazzato Borsellino. Perché era arrivato, aveva detto seguite la traccia del denaro, non più cherchez la femme. Cherchez l'argent, come diciamo noi, da decenni. Prima di Borsellino. Si stava preparando questa congiura e non a caso sia Falcone che Borsellino andavano su e giù con gli Stati Uniti ed erano per quella ragione, perché loro gli davano le informazioni, quelli che dovevano dare le informazioni, su quello che si stava preparando. E loro andavano su e giù, un giorno sì e l'altro giorno, stavano negli Stati Uniti per avere erano informazioni. Erano nel momento cruciale della loro messa in atto di questa rapina in danno dei cittadini, cioè questa operazione di sovvertimento dello Stato, quello è stato veramente il golpe dello Stato. Esattamente. E Borsellino e gli altri amici suoi se ne stavano accorgendo, avevano le informazioni. Ecco perché sono stati eliminati, non perché stavano i pentiti mafiosi, i cazzi, bazzecole in confronto a queste, un cazzo, uno zero, però vanno sempre pompato queste cazzate da 25 anni a voi, vi bevete cazzate da 25 anni, spero di essere stato abbastanza offensivo nei vostri confronti, così cominciate a ragionare con le palle e col cervello e non scorreggiando. Mi dispiace, sono volgare, ma quando ce l'ho. Sarebbe ora che lo Stato si facesse più forte coi poteri forti e facesse a costoro rispettare le leggi e che i titolari effettivi, gli eventuali controllori occulti, paghino ai sensi della sentenza di Cassazione, numero eccetera eccetera, ve l'andate a leggere poi sul testo che metteremo in rete. Allora, come ci insegna la recente storia nazionale, vista la collusione di larga parte anche della magistratura, che invece di indagare rinuncia in favore di ricompense a vario titolo di varia natura, capito magistrati, così lo ridico un'altra volta, in modo che capite bene quanto ne sappiamo su di voi. Glielo diciamo? Come no? Gliel'abbiamo detto, lo sappiamo. E lo divulghiamo. La società Atlantia, e noi lo abbiamo già detto, ci potete pure ammazzare, ma tanto quello rispetto a Borsellino, che era un coglione, poverino, che teneva tutto nella sua bella agenda rossa, che immediatamente è sparito, non è stata distrutta nell'esplosione, ma gliel'hanno fatta sparire nell'immediato. Noi, quello che diciamo, ce l'abbiamo pubblicato su migliaia di siti. Esattamente. E quello apparirà in qualunque momento, anche cose che ancora non abbiamo detto, appariranno. Quindi siete sputtanati, siete finiti. Io al posto vostro non tenterei di ammazzarvi, perché non serve assolutamente niente. Potete anche ammazzarci, non è che la cosa oramai ci abbia molto effetto su di noi. Ma quello che noi abbiamo indagato, scoperto, ci hanno subissato di informazioni amici che all'interno delle istituzioni sapevano le cose come devono essere sapute, di prima mano, noi ce l'abbiamo schedato nome per nome, procuratore per procuratore, personaggio politico per personaggio politico, sappiamo tutto quello che c'è da sapere, o se non proprio tutto, il necessario per mandarvi in galera per 30-40 anni. Vai pure, ma non è nascosto, c'è niente da portare via, circola. La società Atlantia, questo è il bello della
grande rivoluzione dell'informazione. Ha contratto infine, in data 25 maggio 2017, un finanziamento di euro, così bazzegole, no? Un finanziamento di euro 14,6 miliardi, che detto così no, alla finanziaria, che cazzo 14,6 miliardi, 14 miliardi e mezzo, oltre 14 miliardi e mezzo di euro, da un consorzio di 24 istituti di credito per farsi finanziare l'operazione di OPA lanciata sulla totalità delle azioni di Abertis Infrastruttura S.p.A., la società autostrade spagnola privatizzata. A luglio 2018 la Commissione europea ha dato assenso positivo all'acquisto di Abertis da parte dell'Atlanta. Ma guarda caso, il consiglio di amministrazione di Abertis, già detto ma lo ricordiamo, siede ora l'ex presidente del consiglio Enrico Letta. Cioè, cazzo, questo va via dopo un anno, due anni, guarda, tre anni. Sì. Tre anni è andato via, come è uscito fuori è andato là. Ma grand'uomo, incredibile. Incredibile. Un autentico Napoleone. Un genio. Allora, qui c'è anche un sito web dove andare a vedere altre informazioni, un link al sito web. Con la controllata aeroporti di Roma Atlantia, quindi anche aeroporti di Roma è controllata da Atlantia, tanto così per se sapere. Se devi controllare per gli sapere. Spazi, non puoi lasciare uno spazio vuoto, è chiaro, no? Allora, con la controllata aeroporti di Roma S.p.A., Atlantia, ha contratto finanziamenti per 650 milioni di euro, con la controllata società autostrade meridionali Atlantia, ha contratto un finanziamento con Banca Intesa per 470 milioni di euro, con la controllata Pavimental S.p.A., Atlantia, ha contratto un finanziamento di 50 milioni di euro con Credit Agricole per acquistare una fresa TBM per il traffico del tratto appenninico località Santa Lucia. Gli serve questi qui per una fresa, capito, per allargare il bucio del culo. La talpa, è la cosiddetta talpa. Aspi S.p.A. invece contratto, ascoltate, tre finanziamenti del 2007, 2008 e 2017 per complessivi 2,2 miliardi di euro, eccetera. Sette finanziamenti dal 2004 per complessivi 2,4 miliardi di euro. 20 miliardi di euro di prestiti obbligazionari garantiti da Atlantia, sottoscritti da cosiddetti investitori istituzionali, una ventina di banche e banche d'affari, tutte controllate dai fondi Gazzari della City. A tutti i normali cittadini basta chiedere un finanziamento ed il mantenente sarà subito, dato. Subito. Mi sembra... Oh, cazzo! Questi hanno preso una cinquantina di miliardi di euro, ma cioè in banca, 50 miliardi di euro significa 100.000 miliardi di lire. Sì. Hanno preso 100.000 miliardi di lire in prestito, ma vi rendete conto? Tu sei un normale piccolo industriale locale che fa lavorare operai di un paese, eccetera, no, non solo non ti danno i soldi, no, ma chiedono il rientro immediato. Immediato, sì, infatti. Allora, tutti i contratti di finanziamento contengono la clausola Change of Control, che permette alle banche di chiedere il rimborso anticipato, appunto, come dicevamo, del finanziamento nel caso Aspi, S.p.A. o Atlantia perdano il controllo del pacchetto di maggioranza. Certo. Quindi devono detenere forzatamente anche certo. loro sotto scacco, si fa certo. per dire, perché certo. sono tra compari, tra compari, no? E quindi, allora, come uno che prestava i soldi a Joe Banana, pensi quello lì, basta che leggi o che vai a vedere il film Il Padrino, che parla proprio della vita di Joe Banana, come uno che andava a prestare i soldi a Joe certo, Banana certo. Doveva aprire un altro albergo, no, a Las Vegas, certo. no? Come si nota, Aspi non sostenendo costi di manutenzione a carico quindi dell'ANAS, ma avendo ingenti ricavi, circa 3,5 miliardi di euro l'anno per pedaggi, potrebbe avere la necessità di abbattere gli utili imputando oneri finanziari con finanziamenti contratti. Cioè per dice, io meno. Ho preso i finanziamenti, sì. ho i mutui da pagare tutti gli anni e quindi ecco perché quei esatto. 3 miliardi e mezzo che io guadagno di pedaggi
mi bastano appena per mandare in pareggio. Peccato che però gli interessi dei mutui si li danno a se stessi, perché quelli che hanno dato il prestito sono loro. Per un comune mortale è pressoché impossibile acquistare le azioni o i bond convertibili in azioni di Atlantia, prima del crollo in borsa avvenuto col crollo del ponte Morandi. Atlantia è quotata in borsa dal 91, gli azionisti sono tenuti sempre ben stretti le loro azioni a partire dal 98, quando si è iniziato a sentire aria di privatizzazione dell'ente Autostrade S.p.A. Adesso ti dico una cosa importante, caduto il ponte sono crollate le azioni, ma quali azioni? Quelle in mano del cittadino, che ai privati, quel piccolo quel privato. 20% che deteneva, hai capito? Quello che lo prende in culo, esatto. Gli altri mica vendono, appunto. E queste qui sono delle azioni che loro signori hanno ricomprato pagandola di meno, e fra poco la rivenderanno di nuovo a un prezzo elevato. Avete capito cosa servono i crolli dei ponti? Avete capito cosa servono i crolli di borsa? Certi effetti secondari di certi farmaci? Vedete di capire come funziona. Gli effetti secondari dei farmaci sono voluti. Sono voluti per far crollare, per far crollare le azioni della ditta tal dei tali, le azioni in possesso di chi? Del semplice cittadino, non certo quello dei proprietari dell'azienda farmaceutica. No, perché anche l'azienda farmaceutica calano le azioni, che gli frega? Aspettano 10 anni, mettono in circolazione 2 o 3 nuovi medicinali eccezionali, le azioni risalgono e loro riprendono il loro valore. Esattamente. Quindi, esattamente. Tutto un gioco. Un gioco col cilindro, del prestigiatore, sì. No? Quel gioco delle tre carte, sì. Quello che tira fuori il cappello, il coniglio dal cappello. Il coniglio soprattutto, il conigliolo. Immaginate quello che volete. Allora, dai grafici si nota che dal 91 al 98 l'azione di Atlantia emessa ad un euro, è stata sempre sotto gli 1,7 euro. Poi però nel 98, quando hanno fatto il contratto di concessione, è balzata a 3,5 euro il 1 febbraio del 98, quando si è sentito odore di privatizzazioni, per poi raddoppiare ancora a 7 euro il 1 febbraio del 99, quando la privatizzazione era ormai certa. Dalla privatizzazione dell'ente Autostrade, la quotazione dell'azione Atlantia non ha avuto soste di progressivo aumento, giungendo l'altra settimana, 10 giorni fa, a euro 28 per azione, a partire dal 1 ottobre del 2017 fino a 2 settimane fa, per poi scendere a 19,38 per azione col crollo del ponte Morandi. Ciò significa che Benetton e gli eventuali altri soci dei fondi Kazari occulti hanno comunque decuplicato in poco meno di 18 anni il valore della loro azione iniziale di un euro. Vendendo oggi a 19 euro, oltre ai circa 120 miliardi euro di pedaggi incassati nel 99, dal 99 hanno incassato 120 miliardi, realizzerebbero anche un guadagno in conto capitale di circa 19 miliardi di euro di azioni. Ma se risalisse a 28 euro per azione, gli azionisti di Atlantia realizzerebbero, vendendo, 28 miliardi di euro di guadagno anche in conto capitabile, che guadagnerebbero ossia in conto capitabile circa 30 miliardi, di 30 volte l'investimento iniziale. Per questo motivo, anche in occasione di aumenti di capitale o emissioni di bond convertibili in azioni, l'emissione di Atlantia dal 99 è andata esaurita in pochi minuti ad appannaggio di Sintonia, è quella dei Benetton, e dei cosiddetti mercati, quelle dei Kazari, no? Proprietari della City, e dall'altra Kazara BlackRock, visto gli utili miliardari realizzati ogni anno, zero costi di manutenzione, sobbarcati da ANAS, con zero rischio di essere scoperti, visto che le verifiche sulla sicurezza sono effettuate dalla ASPI stessa, e visto il possibile certo futuro decuplicato guadagno in conto capitale realizzabile al momento della vendita dell'azione. Nel settembre del 2008, col crollo delle borse mondiali, il titolo di Atlantia ebbe una flessione, ma si riprese subito ritornando a crescere fino a livelli sopracitati, circa 30 volte superiori al valore iniziale. Immaginiamoci invece che circa 500.000 piccoli risparmiatori di Banca Monte Paschi di Siena, costretti a comprare azioni dalla banca nel 2008 a 80 euro per azioni, perché sono stati costretti, perché sennò dovevano chiudere i conti, per avere un prestito, che ora sono stati liquidati a meno di 20 centesimi di azione. Cioè, se sono comprati
praticamente, fai conto, 50.000 euro o 100.000 euro di azioni a 80 euro azione, e adesso ci hanno, che ne so, comprando 1.000 azioni, per esempio, e ora ci hanno 1.000 azioni che valgono 20 centesimi l'una, cioè 1.000 azioni per 0,20 significa 200 euro. E queste sono le operazioni di questi signori. Sono caduti da 100.000 euro a 200 euro. Questi test di Castro che si sono fatti violentare in quella maniera oscena dalla loro banca, perché se ci avessero provato a me, io lo tiravo per cravatino, sì, dal bugigattolo, e me lo inculavo lì seduto a stante. Esattamente. Allora, la differenza, dunque, immaginiamoci invece circa 300.000 risparmiatori delle banche venete costretti a comprare azioni della banca nel 2008 a 42 euro per azione pur di avere un prestito, che ora sono stati liquidati ad 1 euro per azione. Gli è andata un po' meglio rispetto al Monte Paschi di Siena. La differenza fra 80 euro e 20 centesimi delle azioni MPS e tra i 42 euro e 1 euro delle banche venete è stata incassata dai fondi Cazzari, che tanto cazzari non sono, proprietari della City of London. Ricordiamoci sempre che i fondi Cazzari che abbiamo nominato prima, non ve li leggo per rispetto della vostra rispetto umano, diciamo così. No, ricordiamo che i possessori della City of London sono anche i possessori della Banca di Milano, della Borsa di Milano. Cioè la Borsa di Milano, come gestione, cioè l'ente borsa che gestisce e dovrebbe controllare le porcherie che fanno le società multinazionali di gestione dei fondi, di gestione dei capitali e quant'altro, in realtà sono sempre loro. Sono loro che controllano l'operatività delle borse. Ma vi rendete conto in che questo è uno degli aspetti. È uno degli aspetti che abbiamo esaminato in una delle querele che poi sono diventati uno dei 28 capitoli del mio libro che uscirà a settembre. Vi invito a comprarlo perché capirete un sacco di cose. Vi renderete conto che delle cose veramente importanti, diciamo vitali, no, non lui, ma che per la sopravvivenza dei cittadini e soprattutto del corpus giuridico dello Stato, sono oramai tutte in mano di società straniere, in particolare queste Cazzare, quelle che contano, magari, che ne so, l'alimentare è stato comprato dalle aziende francesi, ma le aziende francesi che hanno comprato le italiane sono controllate dai Cazzari. Capito? Quindi siamo oramai in un sistema mondialista con 10.000 marchi, loghi, immagini, nomi, prestanomi e quant'altro, e in realtà i proprietari sono una quindicina. Basta che vedete i cognomi. Allora, che altro aggiungere se non che la strategia, ho scritto con 2G, vabbè, mi è scappata una G in più, l'ho fatto vabbè, ho scritto aggiungere, è venuta spontanea, strategia, vabbè, con una G sola, qua l'ho scritto con 2, che altro aggiungere se non che la strategia cercatrice dei cosiddetti privati, che in realtà consistono di una dozzina di banche mondiali, magari pure sotto un'infinità di diverse sigle e loghi, di loghi, ha come fine ultimo la distruzione di questa civiltà e l'instaurazione di una dittatura monetaria schiavizzante per le future generazioni, se non si interverrà attraverso una generale presa di coscienza e di civismo sociale a smantellare questo infame progetto. AUG, tutto ciò premesso, chiediamo di voler procedere con gli atti di competenza in ordine alla configurazione delle fattispecie di attentato contro la